Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Un esposto alla Procura della Repubblica di Sulmona è stato presentato dal Forum Abruzzese dell'Acqua e dalla Stazione Ornitologica Abruzzese e riguarda la condizione del fiume Sangro e del lago di Barrea. Il servizio è di Paolo Renzetti. Fiume Sangro e Lago di Barrea, situazione drammatica, questa è la denuncia del Forum dell'Acqua. Augusto De Santis, avete presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Sulmona. Un secondo esposto dopo quello di luglio, noi siamo andati ad agosto, a fine agosto, a fare un sopralluogo, abbiamo trovato una situazione raccapricciante in un parco nazionale, in un luogo che dovrebbe essere protetto a livello mondiale, almeno sulla carta, abbiamo trovato scarichi vergognosi, addirittura a Valle di Pescasseroli il fiume Sangro è totalmente costituito da sostanzialmente liquami di fogna, l'intero alveo. Il depuratore di Barrea che non funziona, c'è lo scarico, il fosso a valle del depuratore che si presenta in condizioni pietose, a dire poco. Ovviamente noi abbiamo fatto gli esposti, però abbiamo anche diffidato gli enti, in primis dall'ente parco, i comuni, a fermare questa situazione che certo non può andare avanti. Il fatto che il depuratore di Barrea, di Barrea e quello di Pescasseroli sia noto che non funzionano tanto bene, non è che permette poi giustifichi il fatto che possono continuare a scaricare. Prendono le autobotti e vanno a scaricare in depuratori che invece funzionano. Voglio ricordare che la situazione di Pescasseroli è stata attenzionata dall'Unione Europea che ha condannato lo Stato italiano proprio per la mancanza di depurazione nel parco. Ecco, il fatto però di reiterare questa situazione fa sì che, noi, che si esponga lo Stato italiano a multe milionarie che certo noi come cittadini non vogliamo pagare, però ecco, noi immaginiamo e ci chiediamo come mai non ci siano già stati sequestri che queste situazioni meritano. E adesso ci occupiamo di appalti pubblici e di inchieste. I carabinieri di Tagliacozzo sono arrivati nel comune di Capistrello. La procura sta indagando su presunti illeciti in alcuni appalti pubblici militari. Hanno portato via diversi documenti dall'ufficio tecnico comunale, il servizio della redazione aquilana. Un blitz iniziato nelle prime ore della mattinata e durato diverse ore ha interessato oggi il comune di Capistrello. Ad operare i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Edoardo Commandè. Non nuovo a questo tipo di operazioni, ricorderete quella di Tagliacozzo nel marzo del 2016. Anche in questo caso, sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri e della procura, ci sono appalti pubblici. La procura infatti sta indagando su presunti illeciti in alcuni appalti pubblici dell'attuale giunta comunale. I militari hanno acquisito diversi faldoni dall'ufficio tecnico del comune di Capistrello, documenti che riguardano diversi appalti, tra cui anche quello relativo ai lavori di adeguamento sismico della scuola media del paese, ma non solo, perché i militari hanno portato via dagli uffici comunali tanti altri documenti che riguardano sempre appalti pubblici, relativi ad esempio ai lavori nei due cimiteri del comune, il vecchio e il nuovo, ma anche a procedure per lavori che sono tuttora in corso. Materiale acquisito nell'ufficio tecnico che ora verrà scandagliato dalla procura e dai carabinieri. Quattro i militari impiegati in questa operazione che ancora una volta getta nubi, ovviamente tutte da verificare, sulle procedure usate per gli appalti pubblici. Altra notizia di cronaca, nell'ambito di servizi disposti dal questore di Teramo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia, nel pomeriggio di ieri la squadra mobile ha effettuato una perquisizione domiciliare in un'abitazione di Bellante e ha arrestato un cinquantenne. Gli agenti nel giardino di casa hanno trovato una coltivazione di quattro piante di marijuana con altezza superiore al 1,50 m, in avanzata fase produttiva e pronte per il raccolto. All'interno di un fondaco poi sono state rinvenute altre piante già raccolte e fatte essiccare. Le piante di marijuana sono state sequestrate. L'uomo, come detto, è stato tratto in arresto e condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, ora ci occupiamo di sanità. Si allungano i tempi per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo. La causa del ritardo è determinata dalla politica che non riesce a decidere quale sia l'area su cui far sorgere il moderno nosocomio. Il rischio è quello di perdere i finanziamenti statali. Il servizio di Tania Bonici Castelli.
Se i tempi saranno lunghi e l'esito ancora incerto per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo, la colpa è di un vuoto politico locale che ancora non riesce nemmeno a decidere dove collocare la moderna struttura sanitaria per acuti. Il rischio è che le altre province abruzzesi, pronte da tempo e con tanto di progetti, attingano per prima i fondi nazionali e che Teramo arrivi per ultima trovando i finanziamenti prosciugati. La procedura è che la Regione sta andando a stipulare un accordo di programma con lo Stato per un finanziamento parziale, non totale, parziale per gli ospedali in Abruzzo. Noi speriamo che anche la provincia di Teramo sia inserita in questo accordo. È evidente che questa disponibilità economica parziale che esiste è condizionata alla fattibilità concreta dell'opera, quindi disponibilità delle aree, ovviamente la scelta, la disponibilità delle aree, un piano economico finanziario che dimostri la sostenibilità dell'intera operazione. Noi siamo a questo punto, in qualche misura ancora manca la decisione finale. Una decisione politica? Sì, certamente una decisione politica, se fosse per noi noi avremmo già scelto, però è evidente che queste non sono decisioni che può prendere la ASL. Noi ci auguriamo di fare il meglio per i cittadini dell'intera provincia, soprattutto quando parliamo di ospedali per acuti, cioè per casi gravi, per situazioni che richiedono un livello di cure intensivo. Quello che ci si dimentica e che dimenticano un po' tutti a livello locale è che questa differenziazione è necessaria, perché con l'invecchiamento della popolazione noi abbiamo sia i casi per acuti ma molto più casi di cronici, cioè malattie che non richiedono interventi di tipo altamente invasivo, ma abbiamo una necessità di mantenere le malattie croniche che sono, con l'invecchiamento della popolazione, il problema del futuro. A complicare le cose c'è anche l'imminente scadenza dell'incarico da direttore generale dell'ASL di Teramo di Roberto Fagnano, che quasi certamente sarà riconfermato. A lui va riconosciuto un ostinato impegno nel portare a termine il progetto del nuovo ospedale. Ed ora invece ci occupiamo di scuole, si avvicina infatti l'11 di settembre, data in cui è stata fissata l'apertura dell'anno scolastico. Sono 174.882 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, infatti, che si apprestano a tornare sui banchi secondo il calendario regionale. Poi chiaramente ogni scuola ha potuto variare la data di apertura. A Pescara sono stati avviati i controlli da parte del Comune sullo stato degli edifici scolastici. Ad oggi non si registrano particolari criticità. Vediamo insieme il servizio. Tra pochi giorni partirà il nuovo anno scolastico nella nostra regione. A Pescara, assessore Cuzzi, già dallo scorso anno avevate avviato controlli sulla stabilità degli edifici scolastici. Abbiamo messo in essere, posto in essere un pacchetto di interventi che dal lato riguardano le verifiche, la vulnerabilità e lo studio sulla vulnerabilità sismica, dall'altro gli interventi e le prove di carico ad esempio sui solai, e poi ci sono degli investimenti ritrovati importanti portati avanti dalla nostra amministrazione che riguardano progetti di manutenzione su oltre 20 edifici scolastici, progetti di riqualificazione e rigenerazione degli arredi all'interno delle scuole, e poi anche dei progetti che vanno appunto a riqualificare e rigenerare dal punto di vista dell'antisismica e dell'efficientamento energetico alcune scuole. Abbiamo completato il cantiere della scuola Pascoli di via Roma, porteremo in giunta nei prossimi giorni un progetto importante definitivo esecutivo che riguarda il rifacimento della scuola di San Silvestro. Abbiamo due asili nido, per cui Mimose e la Conchiglia a Porta Nuova, per cui verranno fatti gli stessi interventi per un importo di circa 600.000 euro, e poi continueremo con lo studio di vulnerabilità sismica sugli edifici su cui ancora è stato effettuato. Quindi c'è la massima attenzione rispetto alla sicurezza dei nostri edifici, che sono oltre 54, e quindi ci vuole un'attenzione importante dalla parte dell'amministrazione, investendo delle risorse reali che stanno portando a dei risultati importanti. Oltre a questo c'è tutto un programma che porteremo avanti di attività extrascolastiche, appunto per rigenerare anche la parte dell'anima che c'è all'interno della scuola, e quindi per portare cultura e attività appunto in modo significativo ed importante.
Ci spostiamo di qualche chilometro, restiamo sempre a parlare di scuole. A Chieti l'amministrazione comunale ha presentato le novità per l'avvio dell'anno scolastico a partire dalle mense e dai menù che verranno serviti ai ragazzi. Vediamo. Salgono da 4 a 8 le fasce di reddito per la refezione scolastica a Chieti. Tariffe differenziate nel servizio offerto dal comune che serve circa 2.000 pasti al giorno. Esenzione totale per le famiglie con ISEE fino a 2.300 euro, mentre 1,70 euro a pasto viene richiesto a chi ha ISEE fino a 5.000 euro. L'intero costo, che ammonta a 4,37 euro a pasto, sarà invece corrisposto dai nuclei familiari con reddito superiore ai 25.000 euro. Questa è la novità in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico, a cui si aggiunge il regolamento mensa approvato nella prima decade di agosto dal Consiglio Comunale. Lo strumento istituisce delle subcommissioni presso ogni plesso scolastico, composte ciascuna da 2 rappresentanti dei genitori e da un docente designato dal dirigente scolastico, che avranno il compito di monitorare e verificare il servizio mensa e il rispetto del capitolato. Potranno assolutamente assaggiare, potranno chiaramente recarsi all'interno dei locali, non adibiti ovviamente all'uso del cibo da parte dei bambini. Ovviamente ci sarà lo sporzionamento e loro potranno tranquillamente assaggiare per verificare se tutto, come dire, va per il meglio. Ovviamente abbiamo istituito un tavolo permanente e devo dire che le cose procedono per il verso giusto. Adesso ovviamente ripartiremo, ma a breve ci sarà un ennesimo, anche perché con i dirigenti scolastici ci vedremo spessissimo per verificare tutto come va. Se eventualmente sarà necessario apportare delle modifiche, saremo qua, saremo pronti. Novità anche nei menu che saranno offerti ai ragazzi, con prodotti a chilometro zero e con una dieta studiata da esperti del settore sulla base di principi salutistici. Abbiamo puntato ad avere dei menu che non fossero soltanto, come dire, soddisfacenti per la voglia di creare una sorta di menu fatto per i bambini che fosse soltanto dedicato a loro. No, abbiamo voluto che fosse un menu che avesse i crismi della scientificità, quindi che contenesse tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno in una età particolare, quella della crescita, e in un luogo particolare, che è quello dell'apprendimento, e abbiamo voluto soprattutto che avessero il crisma della stagionalità e della filiera corta. Voltiamo pagina, andiamo in Regione Abruzzo, a Pescara, dove questa mattina c'è stata una riunione operativa per discutere della riqualificazione del porto. Presidente Giampieri, oggi incontro qui in Regione a Pescara per parlare del progetto di riqualificazione del porto di Pescara, un progetto che va avanti. Ci eravamo tutti resi conto che bisogna intervenire in maniera strutturale sulla costruzione proprio del porto, e tutte queste manovre che vorranno e porteranno un po' di tempo e un po' di pazienza da parte degli imprenditori e anche da parte della cittadinanza, ma la finalità è quella di mettere e creare una infrastrutturazione che renda Pescara e il suo porto competitivo all'interno dello scacchiere dell'Adriatico, che diventa sempre più importante a livello commerciale, economico e turistico. Qualche settimana fa lei aveva partecipato presso la direzione marittima di Pescara ad un incontro e si era parlato proprio in occasione di questo incontro di lavori che sarebbero partiti a breve per la messa in sicurezza delle banchine. Conferma che questi lavori partiranno nelle prossime settimane? Guardi, questo stiamo proprio in questi giorni discutendo con la Regione Abruzzo, perché secondo noi questi sono i primi grandi segnali di una rinascita, soprattutto di una volontà condivisa da parte di enti e istituzioni di far rinascere il porto di Pescara. Sono, secondo me, sono comportamenti che devono trovare unità tra tutti, perché parlare di porto vuol dire parlare di economia. I lavori che abbiamo presentato sono lavori effettivi, noi ci vogliamo in qualche modo impegnare tutti, perché quello che a parole si è sempre detto, il porto di Pescara è molto importante, possa diventare nei fatti il porto di Pescara veramente molto importante. La notizia è ormai ufficiale, la sede INPS di Penne non sarà declassata assieme a quella di Sulmona, esulta il sindaco della città vestina che spiega i dettagli dell'accordo raggiunto, il servizio dei colleghi di Vestina News. Finalmente una buona notizia per la città di Penne, la sede INPS sappiamo che non sarà declassata.
Si era parlato inizialmente del declassamento e la sede di Penne doveva diventare soltanto un punto di informazione. Questo significava che le pratiche venivano poi curate e svolte presso l'ufficio di Pescara. Ovviamente questo a noi non andava bene, abbiamo messo a disposizione dei locali per l'INPS. Ieri c'è stato un incontro anche a Roma a conferma di questo che vi sto dicendo. Ci sarà il 13 settembre prossimo alle ore 11 presso la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio un incontro proprio per puntualizzare tutti i dati che occorrono per far sì che Penne rimanga sede di ufficio INPS e non soltanto di un punto di riferimento marginale rispetto a quella che è la realtà attuale. Noi abbiamo verificato dei locali che sono anche ottimamente serviti e sono quelli qui in Piazza Luca da Penne vicino all'ufficio per l'impiego. Lì c'è un ascensore che sale dal piano terra fino all'ufficio, per cui anche se ci saranno dei portatori di handicap saranno comunque in grado di poter accedere agli uffici senza nessuna difficoltà. Invece l'opposizione dice che nella passata amministrazione c'era già stata individuata una sede. Ma l'opposizione purtroppo dice tante cose, però alla resa dei conti insomma noi notiamo che più che altro hanno sempre complicato i problemi e non risolti. Noi siamo qui invece per risolverli i problemi. Torniamo nel capoluogo di regione, una idea complessiva del centro storico venendo incontro alle esigenze dei commercianti, dal piano parcheggi alla pedonalizzazione del centro. Queste sono alcune delle proposte venute fuori da un incontro con il nuovo assessore al commercio del comune aquilano, che assicura sostegno agli esercenti del capoluogo. Vediamo insieme il servizio. Sono una cinquantina le attività commerciali che hanno riaperto i battenti nel cuore del centro storico dell'Aquila. Alla nuova amministrazione comunale i commercianti chiedono maggiore attenzione e anche un nuovo piano parcheggi. Parcheggiare in centro è sempre più difficoltoso e questo spesso scoraggia anche i clienti. Ieri una riunione tra il neoassessore con delega al commercio Alessandro Piccinini e i commercianti del centro. Diverse le richieste sul piatto. Ma le richieste sono scontate, ovviamente sono richieste di aiuto, di vicinanza da parte dell'amministrazione. Loro chiedono comunque di stare un po' più al centro dell'attenzione, di avere delle manifestazioni anche da quella parte, diciamo, del centro storico, di avere la possibilità di avere ciclicamente un contatto con l'amministrazione e di immaginare quello che possa essere lo sviluppo di quella zona da un punto commerciale da qui a qualche anno. L'assessore Piccinini afferma che l'idea del centro dovrà essere complessiva e non a macchia di leopardo. Sempre più in auge l'idea di realizzare una pedonalizzazione completa del centro storico, ma ovviamente per far questo dovrà essere realizzato prima un piano parcheggi adeguato. L'idea è quella di istituire comunque un tavolo permanente, così che l'azione del comune vada di pari passo con le istanze degli esercenti aquilani. Sì, io quello che ho detto loro è che l'amministrazione cercherà di procedere in maniera coerente, muovendosi magari su un tavolo in cui gli assessori con le deleghe più attinenti potranno in qualche maniera immaginare il futuro della nostra città insieme, quindi parallelamente a quello che sarà il piano del commercio, anche quello dei parcheggi, della pedonalizzazione del centro storico, della possibilità di far tornare in centro uffici e banche, perché anche di questo si tratta e ovviamente anche questo loro hanno chiesto per poter sopravvivere, perché si tratta in questo momento veramente di sopravvivere in alcuni mesi dell'anno. Io credo che la volontà del sindaco sia proprio questo, non di procedere a macchia di leopardo, ma di fare un tavolo permanente nel quale si possa collaborare proficuamente in modo tale che io possa sapere quali sono le strategie e i progetti dell'assessore ai trasporti e viceversa. La sezione dell'Aquila del CAI, il Club Alpino Italiano, intitolerà un sentiero del Gran Sasso a Davide De Carolis, uno dei soccorritori che si trovava a bordo dell'elicottero del 118 dell'Aquila, precipitato a Campo Felice il 24 gennaio scorso dopo un intervento di soccorso sul Monte Cefalone. La cerimonia di intitolazione del sentiero panoramico Davide De Carolis è in programma per il 10 settembre a Santo Stefano di Sessagno nell'ambito di una giornata interamente dedicata all'evento.
E questa sera una delle proiezioni finali della rassegna Agricinema, rassegna itinerante che si snoda tra i sapori locali e il cinema di qualità, appuntamento nel piazzale del progetto Case di Pagliare di Sassa. Con il ritorno nel capoluogo, nella piazza del progetto Case di Pagliare di Sassa, davanti al ristorante Ranch, Agricinema, Festival dei cineasti abruzzesi, si avvia alla conclusione. Giovedì 7 settembre ci saranno in proiezione L'uomo fiammifero di Marco Chiarini, della lunghezza di 81 minuti, e Il poeta di Mauro Giancapece, di 20 minuti. L'uomo fiammifero è un film che parla di un bambino, Simone, alla ricerca dell'uomo fiammifero, appunto, una figura dall'aspetto di un trampoliere con un fiammifero in mano per accendere le stelle. Ma chi è intorno? Un film per ragazzi, ma adatto anche agli adulti, per smuovere i blocchi di memoria. Mi ha detto zio Disco che ti sta aspettando per quella cosa che gli avevi ordinato. Senti, cos'era, tutti i mesi? Esistiamo semplicemente, ora e per sempre. A volte ci arrendiamo, altre no. Il poeta è un mediometraggio che parla dell'arte umiliata nella contemporaneità. Il poeta vive, lavora, si innamora e soprattutto scrive le sue meravigliose poesie. Ma tutti, quando lo incontrano, gli chiedono che lavoro faccia per sopravvivere. In alto nel cielo, dice il Baba, la luna rossa simboleggia il sangue versato ogni giorno sulla terra, notte in su. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara e dunque dalla Serie B questa mattina. Conferenza stampa pre-gara pre-Frosinone per l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman. L'allenatore biancazzurro è tornato sulla sconfitta di Perugia e ha posto l'attenzione soprattutto ai movimenti di difesa che secondo il tecnico boemo deve ancora registrare dei meccanismi per essere meno vulnerabile. Sentiamo Zeman. È una favorita perché ci sono documenti, nel senso che l'anno scorso sono arrivati alla pari con Verona che è salito in A e hanno cambiato poco e quindi ci spetta il ruolo di favorita oggi. Per diritto, poi campionato è sempre da giocare. Vabbè, Ciano è un giocatore importante, tecnicamente bravo. Dionisi fa gol da tempi di lui, di Celano. E quindi uno manca e per me è vantaggio nostro, speriamo di riuscirlo a sfruttare. D'altra parte, come punta hanno Ciofani, che anche lui è abituato a fare gol. Esperienza, ma io ripeto, concetto per me: primo tempo abbiamo fatto bene, anche se abbiamo preso due brutti gol, praticamente due gol su palle ferme e due gol regali nostri, perché sul primo era palla nostra su Zampano e sul secondo Zampano ha tenuto in gioco tre giocatori. Giustamente non può giocare solo contro tre. Fase difensiva è più difficile, nel senso abituarsi a giocare insieme, perché la difesa che non ha giocato insieme l'anno scorso e quindi mancano automatismi, e quello si fa solo con lavoro e con proseguimento. Io spero che si migliora di partita in partita. Io ripeto, a parte due gol su palle ferme, due praticamente sono autogol, li chiamo, non è discorso che siamo perforabili. Il problema mio è sempre che più lontano gioco dalla mia porta, meno pericoli corro. Vabbè, discorso di lunghezza, io lavorerei molto più corta, e di solito molto più corta dipende dai difensori, se riescono a seguire centrocampo attaccanti. Noi forse per spavento gli ultimi si staccano dietro, si lascia spazio alla squadra avversaria. O imparano a accorciare o il resto della squadra impara a pedalare dietro. Due sono le cose, io preferisco la prima. Ma è una questione fisica o mentale? È mentale. Il difensore si spaventa sempre di qualcosa.
sono spaventati da nascita, e più si spaventano più lo allungano. Vabbè, a parte che Bovo è convocato anche se non è al 100%. E dal punto di vista tattico penso che uno anche che ci piace allungare la squadra che accorciamo. E restiamo sempre a Pescara Frosinone perché sarà Gianluca Sacchi di Macerata l'arbitro dell'anticipo di domani all'Adriatico Cornacchia. Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Maurizio De Troia di Termoli e Francesco Fiore di Barletta. Completa la designazione Nicola De Tullio di Bari. Il tecnico del Frosinone Moreno Longo potrebbe dover rinunciare a Crivello. L'allenatore dei Ciociari si aspetta dai suoi una prestazione che possa neutralizzare il gioco offensivo del Pescara. Longo non esclude la conferma per domani sera del 3-5-2. Sentiamo. Andiamo ad affrontare una squadra a Pescara molto ben delineata come soluzione di gioco, perché le squadre di Zeman hanno delle ricerche ben precise, una squadra che gioca molto bene sulle catene esterne, a cui dovremo prestare particolarmente attenzione, però ripeto, il massimo rispetto sempre per tutti, però poi alla fine dobbiamo avere noi la giusta personalità anche per andare a Pescara e continuare quello che stiamo facendo di buono in questo inizio di campionato. Il 3-5-2 vedremo se confermarlo o meno, dai, ripeto, in questo momento con Soddimo e Dionisi fuori in quel ruolo lì siamo, non dico quasi obbligati, però sicuramente il 3-5-2 è una soluzione che ci dà abbastanza equilibrio, no? E quindi cercheremo di andare avanti su quel sistema con l'opportunità anche eventualmente durante la partita, qualora affrontassimo delle difficoltà maggiori, anche di cambiare. Crivello ha fatto un esame diagnostico che ha evidenziato che non c'è stato nessun tipo di lesione, nessun tipo di problema muscolare. È stato un affaticamento, una contrattura che sicuramente ieri l'abbiamo ancora tenuto fuori. In questo senso è ancora presto per poter dire se sarà della partita o meno, però siamo fiduciosi perché comunque l'esame diagnostico è già stato positivo e quindi di questo siamo contenti. Questo sicuramente non lo scopro io, lo dicono i numeri delle squadre di Zeman, lo dicono anche le prime due giornate, dove stiamo parlando di un 5-1 e un 4-2, quindi sempre risultati davvero abbastanza roboanti. Noi speriamo di avere un risultato a disposizione a favore nostro molto più risicato, anche perché sotto questo aspetto, secondo me, quando ci sono troppi gol da una parte o dall'altra, qualcosa comunque non ha sempre funzionato nella maniera corretta. Quindi in questo dovremmo essere bravi qualora il Pescara ci dovesse concedere delle occasioni, ma soprattutto dovremmo stare anche attenti, perché il Pescara quando attacca non fa così tanti gol per caso, perché attacca con tanti uomini e lo fa con dei tempi e dei movimenti corretti, che permettono sempre comunque al Pescara di creare comunque anche tante occasioni da gol. E adesso lasciamo la Serie B, scendiamo di categoria in Serie C per parlare ovviamente del Teramo, andando ad ascoltare Giovanni Graziano, uno degli ultimi arrivi in casa del Diavolo, che racconta anche le sue caratteristiche sul terreno di gioco. Ascoltiamolo. È stato, diciamo, un ottimo esordio sia di squadra ma per lo più personale. È stato un passaggio alla disperata che alla fine si è trasformato in un assist, e poi vabbè, ovviamente è stato bravissimo Antonio, ha fatto una grande giocata, un gran gol, però è stato un punto conquistato soprattutto alla fine, all'ultimo secondo, e questo deve farci capire che non bisogna mollare mai fino alla fine e non mollare fino all'ultimo. Diciamo che mi conosce perché ci siamo incrociati non per via diretta, ma mentre lui allenava la primavera io ero ancora negli allievi nazionali, ero ancora nelle categorie inferiori a Torino. Sono contentissimo di essere arrivato qua e spero di dare una mano e un contributo importante alla squadra.
Io fin da ragazzino nasco come mezzala di destra o di sinistra, però negli anni mi sono anche adattato a fare il regista, il metodista, l'incontrista davanti alla difesa, quindi posso ricoprire tranquillamente tutti e due i ruoli. Andiamo a Vicenza dove c'è un tifo molto caldo, secondo me ci saranno quasi 6.000-7.000 persone, arrivano da due vittorie importanti, una squadra attrezzata che ambisce alle prime posizioni, quindi è un'ottima sfida, molto stimolante. Ci sono 2-3 giocatori per ruolo, io spero già anche la scorsa partita col Mestre sono riuscito a entrare verso la fine, sono riuscito a dare il mio contributo, poi se sarà dall'inizio partita in corso, ovviamente spero è meglio per me a inizio partita, però se sarà partita in corso io cercherò sempre di farmi trovare pronto e di dare una mano alla squadra. Spero di trovare spazio, però in qualsiasi caso io mi farò trovare sempre pronto. Sinceramente sapevo di dover fare anni di gavetta, però ho qualche rimpianto, ma solo personale, su qualche atteggiamento che magari tornassi indietro cambierei durante le settimane, atteggiamenti magari anche che ho avuto nei confronti di addetti ai lavori tipo mister che ho avuto lì a Torino, però sapevo che sarebbe stato faticoso comunque, che avrei dovuto fare anni di gavetta in Lega Pro, però qualche atteggiamento mio personale non lo rifarei, sì. È tutto per la prima edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.